La carta d'identità elettronica diventa uno strumento digitale più semplice con il quale il cittadino può accedere facilmente ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai privati. Il nuovo decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale consente infatti di utilizzare l'identità digitale con 3 livelli di autenticazione informatica, normale, significativo ed elevato, e darà il via ad una notevole semplificazione. Appena sarà disponibile il portale www.cartaidentita.it, si potranno aggiornare i dati personali, visualizzare le operazioni effettuate con la propria identità e in seguito anche manifestare il consenso oppure il rifiuto alla donazione di organi e tessuti. Con le nuove funzionalità, la carta d'identità elettronica, che sarà realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, viene equiparata di fatto allo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore platea di utenti. Il costo fisso della CIE è di 16,79 euro, ma può essere più elevato in alcuni comuni. Per facilitare le procedure di rilascio del documento, in molte città, come ad esempio Roma, vengono organizzati appositi open day dedicati alle carte d'identità elettroniche.